Oggi viene inaugurata a San Severo una scultura, ma chiamarla scultura è quasi banale, no? Stiamo parlando di un'opera d'arte, di una riqualificazione. Ti ringraziamo quella che è l'impresa Giuliano che donò a San Severo per questa rotatoria tra via Checchiarispoli e via Morandi, quest'albero che ha più di 2 secoli, e siamo con Antonio Cervati. Quest'albero, ricordiamo brevemente, purtroppo ebbe dei problemi, stava seccando, e in qualche maniera la possibilità di trovare una soluzione per risistemare quella rotatoria era in 2 opzioni: quella di estirpare quest'albero e sostituirlo con un altro, oppure darlo nelle mani di un artista, Antonio Cervati. Come hai realizzato e cosa hai realizzato? Intanto l'azienda Giuliano che mi ha. Io ho proposto all'azienda Giuliano questa possibilità di non cambiare l'albero, perché sarebbe finito a legna da ardere, ma di rivalutare lo stesso albero e di provare a farne una scultura lì in loco. E quindi questo ho fatto, ci ho messo circa 4 mesi. In questi 4 mesi abbiamo pulito l'albero anche all'interno e questo ha permesso ai nuovi polloni di nascere e quindi ripercorrere lo stesso percorso che ha fatto il fusto principale. Non era proprio morto, ma se si estirpava moriva, perché poi a quel punto l'avrebbero tagliato per fare della legna. E quindi la scultura è riuscita, è finita. Finita relativamente perché è una scultura viva, i polloni riempiranno gli spazi nel tempo e quindi riverdirà di nuovo il fusto che però è scolpito, quindi c'è tutta la venatura a vista che è come una trama che racconta quello che è stato. In questo alveolo il nuovo verrà preservato da quello che è antico e nel tempo quello che sarà nuovo preserverà quello che è stato antico e che l'ha aiutato. Quindi lo ingloberà e lo terrà su, quando magari col tempo non si può più tenere, insomma. Qualche giorno fa una macchina purtroppo si schianta su quest'albero e di nuovo devi intervenire. Insomma, è una scultura che sta vivendo sicuramente un po' di stress, ma anche lì sei intervenuto velocemente. 2 giorni prima della inaugurazione, questo sono corsi ad abbracciare per la felicità l'albero, ne hanno portato via una parte. Però il significato di questo lavoro, oltre che la bellezza della natura che ho cercato di evidenziare, ma anche il fatto di poter fare di una crisi un'opportunità che spesso si dice, ma non è facile poi attuare. Questa è stata una possibilità di far capire come realmente da una crisi può essere l'opportunità di un qualcosa di diverso, che è stata questa scultura. Ancora una volta la crisi è stata questa macchina che ha pensato bene di sbatterci sopra e ci ha costretti a trovare una nuova opportunità. Quindi abbiamo, invece di raffazzare i pezzi che ormai erano rotti, abbiamo preferito metterci delle pietre, sempre al posto di quel legno, continuando nella stessa linea, quindi armonizzando con tutta la scultura, è venuto suggestivo uguale, perché queste pietre non erano previste, anche se ci sarebbe piaciuto poterle mettere, ma non erano previste. Invece così abbiamo avuto anche questa opportunità, quindi grazie pure alla macchina che ci ha sbattuto sopra. Antonio Cervati, un artista, ma anche un artista del legno, lavori in legno d'olivo. Siamo in questo laboratorio, c'è un'associazione che già esiste. Noi dedichiamo questa associazione e quindi le nostre attività all'arte per il territorio, alla creatività dedicata al territorio. Quindi tutti i nostri lavori, tutto quello che è in programma, ha
appunto in programma soltanto materiale nostro, materiale di recupero, legno d'olivo, pietre di apicina, argille di risulta dal dragaggio del lago di Lesina, cioè, ce n'è di tutti i colori. La radice errante adesso è ospitata nel laboratorio di Olga delle Vergini, una pittrice che aderisce al gruppo. Questo laboratorio adesso è in via Soccorso, in centro storico, via Soccorso 108. Vogliamo essere pronti e preparati a riempire spazi che magari degradati, così noi possiamo, sempre recuperando, sempre in quest'ottica di recupero, perché abbiamo delle opportunità, sono queste mancanze. Cioè, le mancanze sono le nostre opportunità. Dove manca l'arte, la creatività, la bellezza, noi cerchiamo di andare e fare quello che possiamo, perché insomma comunque si dice, ma è proprio così, è con la cultura e con la bellezza che si può andare avanti. Altri metodi provati non hanno dato molto risultato e insomma, se non si comprende quello che abbiamo, la bellezza di quello che abbiamo, facciamo poco. Questo è voluto innanzitutto creare un elemento di bellezza per la città, facendo quest'opera al centro di una rotatoria dove tutti la potessero vedere. E inoltre vorremmo fare un messaggio agli altri operatori della città, creando stimolo in loro a fare anche loro qualcosa che creasse bellezza alla città. La gente dovrebbe capire che in mezzo all'urbano la natura, il verde ci vuole, è vita. Da stimolo alla vita e creare la bellezza nella città. Dalla natura all'arte passa praticamente la sensibilità dell'uomo per la natura, per la città e per l'arte. Tutto si può sposare molto bene, anzi si deve andare in quella direzione, perché io sto operando in quel senso. Le ultime mie costruzioni vanno tutto sull'innovazione, sull'arte anche. Abbiamo applicato l'arte alla costruzione e quindi alla città.